alla bandiera. Preparati, attenti! Onori alla bandiera! Il cimitero di San Giorgio, la commemorazione. Sì, anche quest'anno è il settimo anno, come ricordava Carlo Verna, il fratello del secondo Guido Verna, che ci ritroviamo per ricordare giustamente e doverosamente i caduti. Il primo Guido Verna, ufficiale tenente dei paracadutisti, mancato nel 42, e il secondo Guido Verna, invece allievo dell'Accademia Navale di Livorno, il guardiamarina, e entrambi deceduti in circostanze analoghe, quindi per disastro aereo, e quindi sono coinvolte sostanzialmente le tre armi, paracadutisti, marina e aeronautica. Questo è un appuntamento fisso, ma i paracadutisti del Canavese hanno sempre nuove iniziative, la prossima sarà venerdì. Sì, quest'anno appunto abbiamo organizzato come primo evento importante l'incontro con Nikolaj Lilin, lo scrittore russo che fece la guerra in Cecenia ed era nei paracadutisti russi, che è uscito con il suo ultimo libro, Il Marchio Ribelle, e quindi lo riportiamo qui in Canavese dopo 9 anni, perché era stato con noi nel 2009, quando uscì il suo primo libro, Educazione Siberiana, dal quale è stato poi tratto il film di Gabriele Salvatores con il medesimo titolo. Insieme a lui ci sarà anche Gian Mattia Molina, che è il titolare della BCM European Arms di Roletto, in provincia di Torino, che sostanzialmente è una fabbrica specializzata in armi di precisione. Infatti lo stesso Nikolaj Lilin ha progettato una carabina di precisione che ha vinto i campionati europei l'anno scorso e verrà presentata al pubblico come ovviamente arma sportiva. Quindi bisogna fare un distinguo tra quello che è la produzione per l'esercito e quello che è invece la produzione per usi sportivi civili. Prossimamente, ma in data ancora da definire, sarà di nuovo con noi Toni Capuozzo, che verrà a presentare anche lui il suo ultimo libro, che esce proprio ad aprile. E in questi giorni ci siamo sentiti per via che il suo figlioccio è stato operato qui in ospedale. Il suo figlioccio, ricordiamo, è stato da lui adottato dopo la guerra di Sarajevo, al quale era stata amputata una gamba, e poi gli è stata fatta una protesi. Lui l'ha portato qui in Italia per alcuni anni per le cure, la riabilitazione, e quindi insomma questo è un atto veramente onorevole nei confronti di Toni Capuozzo, ecco. E quindi insomma anche lui verrà qui con noi
però in data appunto che dobbiamo ancora definire. Onore ai caduti!